Si è aperta l'11 maggio presso il campus della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Tor Vergata la terza edizione della Festa dello Sport, durante la quale tutti hanno avuto la possibilità di provare numerose discipline sportive e di partecipare a gare e tornei per tutti i gusti. Com'è strutturato l'evento e cosa c'è di innovativo rispetto alle altre edizioni? In quest'anno abbiamo voluto organizzare un'intera settimana di attività dedicate allo sport e con un taglio prettamente culturale che attraversasse dalla letteratura alla storia dello sport, alla medicina nello sport, per permettere appunto diverse letture di questa importante attività che lo sport rappresenta soprattutto anche come strumento di educazione. La scherma è uno sport tradizionale, ma di che si tratta? Ma è uno sport di combattimento sostanzialmente, viene diviso in tre armi diverse, sono il fioretto, la sciabola e la spada, e sono delle armi che hanno una loro natura che nasce ovviamente da tempo immemore, quindi dagli antichi, e quindi è uno sport che nel tempo poi ha composto e si è formato nelle sale che poi devono diventare le sale di scherma. È uno sport che possono praticare praticamente tutti, dai più piccolini fino addirittura a tarda età, perché comunque sì, esistono anche dei circuiti legati ad età avanzate, quindi oltre i 60 anni addirittura. Il lancio della ruzzola, ma la ruzzola cos'è? La ruzzola è uno sport che è uno dei primi sport che sono usciti. Prima tanti anni fa non c'era nessun gioco, e la ruzzola è uno dei primi, proprio non si sa, del 500. È uno sport sincero, aperto, sempre all'aria aperta, e ci si incontra con gli amici, si può fare su strada, ci abbiamo delle piste apposta. Arti cinesi, balli latinoamericani, baseball, basket, bocce e calcetto sono solo alcune delle discipline protagoniste della manifestazione, dedicata ad ogni fascia d'età. Per gli amanti delle discipline orientali, judo, karate, kung fu e tai chi, e non solo, mentre per i più tradizionalisti, calcio balilla, scacchi, scherma e tira con l'arco. La vela nel Lazio, quanto è praticato questo sport? Allora, questo sport non è estremamente praticato, però stiamo cercando di cambiare questa tendenza. L'Italia è una penisola, quindi pensiamo che sia cosa buona e giusta che il mare venga utilizzato. Nel Lazio siamo la zona con più barche a vela e con più persone che fanno vela. Di conseguenza è un luogo molto buono per questo sport. I giochi di strada riusciranno a entrare come materia all'interno della Facoltà di Scienze Motorie? Guardi, tutte le materie è possibile attivarle, naturalmente non come materie strutturate, ma come materia scelta. Noi abbiamo una quindicina di materie scelta che sono poi gli studenti a dover scegliere di anno in anno, diciamo scelgono una o scelgono l'altra, quindi sarà possibile, da questo punto di vista sarà possibile, e lo faremo insomma. Un evento che nella sua tradizione si mantiene innovativo e si colloca all'interno di una settimana che si è aperta il 9 maggio, interamente dedicata allo sport, non più inteso come semplice forma di svago, ma come cultura.